Gianni Colacione per Libri TV, 26 gennaio 2015, siamo di nuovo a casa di Mauro Mellini e questo pomeriggio parliamo del divorzio, parliamo di come l'Italia è arrivata a questo traguardo civile, del procedimento, della procedura storica e anche politica che ha portato all'elaborazione della legge sul divorzio, Loris Fortuna, come si sono trovati in questa temperie i radicali, che sono stati tra i protagonisti di questa battaglia, e Mauro Mellini e soprattutto la storia della LID, che ha avuto una parte fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo civile per il popolo italiano. Ne parliamo appunto con Mauro Mellini. La battaglia per il divorzio fu un momento essenziale della storia d'Italia del dopoguerra, dell'Italia repubblicana. Ha cambiato tutto. Da una repubblica che era diventata un'appendice dello Stato della Città del Vaticano, con un procedimento inverso di quello risorgimentale e storico che si era svolto fino allora, l'Italia uscita malconcia dalla Seconda Guerra Mondiale, che si rifugia sotto l'usbergo del potere temporale. Infatti, quando parliamo di regime clericale, di gente allora, l'Italia della Democrazia Cristiana, nella Chiesa di Pio XII impropriamente si parla di regime clericale, meglio dovremmo dire di un regime neotemporalista, nel senso che sembravano rinate e venute in essere quelle istanze della Chiesa tendenti a stabilire un potere temporale, non pieno, ma sicuramente molto rilevante nella vita politica italiana. Il concordato fatto con Mussolini, che avrebbe dovuto chiudere la fase degli atteggiamenti neotemporalisti della Chiesa, in realtà ne aveva aperto un altro, che finché il fascismo fu trionfante nel paese non apparve evidente, ma che nella catastrofe della guerra voluta dal fascismo sconsideratamente il paese ebbe come punto di riferimento. Finita la monarchia, finite le illusioni di una potenza di questa nuova nazione mediterranea, grembò la Chiesa, e certo parlare allora di divorzio sembrava quasi una barzelletta, una cosa fuori dalla realtà. Non ne parlavano la sinistra nel modo più totale, poi vedremo quali furono gli atteggiamenti del Partito Comunista quando cominciò la campagna per il divorzio, non ne parlavano nemmeno i cosiddetti partiti laici, i quali con un sospiro dicevano: beh, certo, in Italia il divorzio non se ne può parlare. Cosa avvenne? La realtà è che il paese lì camminò più rapidamente che non la sua classe politica, e soprattutto si verificarono nella struttura sociale dell'Italia mutamenti tali che questa singolarità italiana del paese senza divorzio non aveva più ragione di essere. Gli spostamenti di grosse masse dal sud al nord, dalle campagne alle città,
dall'agricoltura all'industria, portarono la fine di una certa concezione e di un certo tipo di anche di cultura, quella di una cultura di un cattolicesimo che rivendicava a sé e non alla società civile la regolamentazione di un istituto come quello del matrimonio e il regime della famiglia. Avvenne allora che c'era stato un senatore socialista, Sansone, che aveva presentato una legge che di per sé stesso, nella sua stessa denominazione, come fu presentata al pubblico, derivava una timidezza tale da non sentire per quella strada la possibilità di una vittoria. La legge sul piccolo divorzio, questa faccenda del piccolo divorzio, dava l'impressione di voler minimizzare la questione e prevedeva il divorzio dopo 15 anni di separazione. Quindi era una legge punitiva in pratica della separazione e che consentiva un estremo rimedio dando un carattere, lasciatemi dire, vagamente gettatorio a questo divorzio per i poveracci separati da 15 anni, che poi a che cosa dovesse servire già comportava diverse difficoltà. Invece ci fu il progetto Fortuna, Loris Fortuna, deputato socialista del Friuli, ma di origine, credo fosse origine laziale, deputato di Udine, il quale fu impostato in maniera totalmente diversa. Un divorzio secondo le esigenze di coloro che si trovavano in una situazione, per il fallimento del loro matrimonio, di rifarsi una nuova vita con un nuovo rapporto matrimoniale e quindi con una prospettiva completamente diversa. Era destinato forse anche il progetto Fortuna, ma dato una qualità nettamente diversa da quella del progetto di Sansone, di cui se avremo tempo vorrei raccontare qualche altra cosa. E forse sarebbe rimasto nei cassetti del gruppo socialista di Montecitorio, da presentarsi come uno dei tanti sogni politici destinati a sopravvivere soltanto in quanto sogni e non che non arrivano proprio per tradursi in realtà. Avvenne che un settimanale con una pessima reputazione, ABC, ritenuto allora poco meno che un giornale pornografico, poi c'era qualche figura di corpo di ballo con le ballerine in costume da bagno, oggi sarebbe considerato un giornale delle suore Orsoline. E prese a cuore questa questione, in una maniera molto singolare, con questo editore un po' stravagante, che riempì le edicole dei giornali con delle locandine, con una frase un po' scema, scusate, gli animali non divorziano, i popoli civili sì, non era il più, però ebbe il merito di costituire un punto di attenzione su cui tanta gente che, per la quale il divorzio sarebbe stato questione risolutiva per la loro vita, per i loro rapporti, per le loro nuove famiglie di fatto che si erano costruiti. Avevamo in Italia la figura dei fuorilegge del matrimonio, il libro di Gabriella Parca che faceva un'indagine sul modo di vivere dei separati, i quali si facevano una famiglia vivendo clandestinamente, anche perché allora c'erano addirittura leggi penali, e vivendo con le etichette,
con la porta con sopra due nomi, senza paura che venisse fuori questa, l'esistenza di questa nuova famiglia. E beh, questa gente cominciò a guardare agli animali che non divorziano, ma ai popoli civili sì, cioè a questa campagna di ABC. A Roma, al Teatro Eliseo, in un giorno che non riesco adesso a ricordare con esattezza, fu organizzata una manifestazione a sostegno della legge Fortuna. Presenza Fortuna, presenti i rappresentanti dei partiti, come si faceva allora, tutti i partiti vennero democristiani a dire: oh, per carità, non parlate di queste cose, invocate, pregate, non c'è. Venne Luciana Castellina per il Partito Comunista, ancora non era passata al manifesto, e Luciana Castellina fece una bella lezione di marxismo, cioè, il divorzio, bisogna prima cambiare i rapporti di produzione, lavoro, capitale, eccetera. Cambiati questi rapporti di produzione avremo anche il divorzio. I presenti, che erano tutti fuori legge del matrimonio, sentendo questo discorso si imbestialirono, e mi ricordo che c'erano una serie di fischi. Io feci per il Partito Radicale, Teodori mi pare che presiedeva, che allora era il Partito Radicale, feci una relazione, di cui forse ho ancora una copia, scritta, che poi distribuirono e diventò il documento base per la LID. In cui dicevo: signori miei, guardiamoci intorno, le forze politiche sono tutte contrarie. E allora questa proposta, questa riforma è destinata a fallire? No, non è destinata a fallire se camminerà con le proprie gambe, cioè se al movimento che dovrebbe essere impresso dai partiti, come si fa per un genere, per le proposte di legge presentate in Parlamento, si sostituirà un movimento di tutti coloro che vogliono il divorzio, che ne hanno bisogno. Ci sono in Italia i cosiddetti fuori legge dal matrimonio. C'è tanta gente che per motivi culturali è favorevole a rompere questa sudditanza nei confronti della Chiesa Cattolica, e dobbiamo fare in modo che questa gente possa contare. Per farlo bisogna unirsi insieme. Insieme tutti coloro che sono a favore del divorzio, una forza autonoma, era il progetto della LIS. Da chi era venuto fuori? Beh, era venuto fuori da me. È chiaro che i miei compagni radicali lo condividevano, non so se lo avrebbe condiviso Pannella, che non c'era, era all'estero, non so se in Francia, in Algeria. E tale fu il successo di questa linea presentata, che subito questa gente che finita la cosa dice: ma allora dove veniamo, dove andiamo? Questa gente voleva partecipare subito. Fu un movimento unico, in Italia non c'è mai stato qualcosa del genere, così, di così immediata partecipazione. Per me la questione del divorzio era legata alla mia formazione politica culturale. E io all'università ho avuto dei professori di grande livello, ma ne ho avuto uno, che oltre che un professore posso dire un maestro, nel senso anche morale, Carlo Arturo Jemolo. E Carlo Arturo Jemolo faceva il suo corso di diritto ecclesiastico storico, sulla storia del diritto ecclesiastico, il matrimonio
in Italia, dalla fase pre-unitaria a quella unitaria, fino al 1865, quando con il codice civile fu introdotto il matrimonio civile come unica forma che comportasse gli effetti giuridici dal matrimonio. E su questa base e con la coscienza che attraverso questo studio, non ero uno studioso, non lo sono mai stato, e tantomeno lo ero allora, e io cercai di creare un solco nel quale avesse potuto muoversi e camminare e correre questa battaglia del divorzio. Quindi, anzitutto la liberazione da una sudditanza alla Chiesa Cattolica, con il concordato del 29 era stato fatto il matrimonio concordatario religioso con effetti civili, gli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche. Io ero uno dei pochissimi in Italia che conoscesse questo argomento. Sì, in Italia, sì, nel senso che lo conoscevo dal punto di vista giuridico, come c'erano tanti altri che lo conoscevano meglio di me, ma con riferimento agli aspetti pratici e politici della questione. E in pochi giorni la sede del partito, che cos'era il Partito Radicale allora? Era un'etichetta. Erano i residuati del Partito Radicale del mondo, degli amici del mondo, Cattani, Corandini, Piccardi, che avevano creato nel 1955 il Partito Radicale, che poi si era sciolto come neve al sole quando era apparsa la prospettiva di una apertura a sinistra, e infatti alcuni notevoli, Piccardi, se ne andarono nel Partito Socialista. Rimase una minoranza di quelli che erano provenienti soprattutto dalle organizzazioni universitarie, l'UGI, eccetera. Pannella tornò dalla Francia e trovò, avendo abbandonato una sede del Partito Socialista vuota, un'ischietta, gremita di gente. Chi erano questa gente? Erano i fuorilegge del matrimonio, i quali venivano e ci sediamo, ci facciamo, mettemmo insieme uno statuto molto lato, eccetera. E qui cominciò la collaborazione di Pannella alla battaglia per il divorzio, che fu molto importante perché prese contatti con alcuni personaggi, direi di alcuni con un contatto che rimase sulla carta, ma Bonesti per esempio a Milano diede un contributo notevole e si creò un gruppo milanese della LID e Pannella, molto bravo in queste cose, prese subito la parte che salì sul palcoscenico, questo chiunque lo conosce lo può capire, ma poi prese tutti i rapporti con i partiti e io continuai tranquillamente con lui, insieme, andammo avanti serenamente, senza con perfetta concordanza su certe questioni, a raccogliere nomi di separati, e andammo in tribunale, facemmo e mano a mano l'una fino alla catena di Sant'Antonio e si creò questa organizzazione autonoma, eccetera. E certo, ci sarebbe molto da discutere e molto da discutere del rapporto che si creò fra il Partito Radicale, quel tanto, quel pochino che c'era, con
e la LID. Il Partito Radicale lanciò la questione del programma monotematico che era il divorzio, in realtà, che poi creò una serie di equivoci, questa storia del partito monotematico, che è una solenne sciocchezza in sé. La realtà è che rispetto al divorzio non era monotematico, era monopartitica la LID, che aveva soltanto nel Partito Radicale una tranquilla collaborazione. I rapporti con gli altri partiti non furono... Il Partito Socialista? Il Partito Socialista cercammo di averli soprattutto con Fortuna, e certo Fortuna aveva una posizione, anche perché poi era una persona che sapeva muoversi nel partito, ma io mi ricordo De Martino non è che ci credesse al divorzio, non era sicuramente una persona, e Nenni, in Spagna, la Repubblica Spagnola, c'era il divorzio, ma insomma non la considerava, era tutto impegnato a trovare questo nuovo rapporto con la Democrazia Cristiana, e in realtà l'atteggiamento prevalente dei partiti era un grande fastidio. La massima espressione di fastidio fu da parte del Partito Comunista, il quale ogni tanto esplodeva in forma proprio di insofferenza nei nostri confronti, ma che poi a un certo punto, a fronte di quello che non noi tanto come organizzazione, ma quello che è il prodotto della nostra organizzazione, il movimento creato nel paese, che oramai era inarrestabile. Io ricordo le prime battute, noi mirammo subito alla grande, no? a mettere le cose alla grande. La prima manifestazione pubblica a Roma, dove fu Piazza del Popolo, non era una cosa, certo non la impimmo in maniera gremita, anche perché poi capitò che coincise con l'alluvione di Firenze, quindi mezza Italia tagliata, quei fiorentini di tutto il gruppo di Firenze che non vennero, non potessero venire, da Milano dovettero fare i giri con i treni per venire, per arrivare, però fu una manifestazione. E io ricordo l'espresso, un pezzo agrodolce, come dice, questi vogliono, mia femmina vogliono il divorzio, come fosse una trovata un po'... ci volle prima che cominciasse a prendere sul serio. Ma, e poi invece il paese camminò con le sue gambe, e io qui in questa stanza del mio studio e ho tenuto i rapporti con centinaia di persone che venivano qui a chiedermi: ma se ce la facciamo, se non divorzio, io dovrei qua a raccontarmi tutte queste cose. E io non posso fare a meno, se parlo della LID, di ricordare quando lì, dove stai tu adesso, venne un uomo su una quarantina d'anni, 45enne, e dimmi: io sono divorzista, sono fuori legge del matrimonio. E a raccontarmi le sue pene, perché era di un paese dell'Umbria, delle Marche, insieme con un altro, che ogni tanto gli domandava: lo sai? E quello dice: sì. A raccontare la vita di Roma, di sottocittadinanza da parte di questi separati, di questa gente che viveva con una relazione illecita, come si diceva allora, e che volevano, era gente assetata di legalità. E questa persona mi disse: ma allora come va? Vedi che era molto caricata emotivamente, ma diceva: sa, e io, certo, io non,
non giocavo, dire ah sì è facile, qua faremo, e tutti quanti, dipende da noi, ma ce la dovremo vedere, ci abbiamo contro delle forze enormi, c'è la Chiesa Cattolica, poi diremo qualche cosa sugli errori commessi, secondo me, dalla Chiesa Cattolica in questa battaglia, e l'apporto che io personalmente diedi con la divulgazione dei segreti, chiamiamoli, che poi non erano affatto tali, della giurisdizione ecclesiastica in materia patrimoniale. Ma torniamo al nostro amico, il quale mi disse, sai, dice però, dice per me, dice andrà come andrà, però per me, voi, noi, la Lidda ha cambiato la vita, la battaglia per il divorzio, fortuna, la battaglia per il divorzio, mi hanno cambiato la vita. Io prima, quando sentivo parlare di corna, io mi andavo a nascondere, perché tutti mi sfottevano, e mi sentivo, mi vergognavo, sto fatto che mia moglie mi aveva abbandonato, e mi sembrava di dovermi nascondere. Adesso quando sento parlare di queste cose mi incazzo e mi metto a discutere con quelli e le mando a fanculo, scusate l'espressione, e tutti quanti, eccetera, eccetera, e che la prima vince, dobbiamo fare la battaglia, il divorzio, e poi insomma, questo è cambiato. Insomma, con il suo accento umbro marchigiano, prima era un cornuto, adesso sono un divorzista. Beh, io in quel momento capii che avevamo vinto la battaglia.